烧啦，走走走走。Buongiorno amore. Dove andiamo? Andiamo in banco d'aria. E cosa fare? Ora amore, qua mi metto sul primo banco d'orio perché c'era un gazebo, ma poi io non vedo niente dove distribuivano. Vediamo. Oh, ecco il gazebo là in fondo. Bondi! Sì. I sacchi sì, no, dopo che abbiamo finito li portiamo qua. Va bene. Puliamo tutto oggi, vero Tabata? Assessori che danno l'esempio. Giustamente. Devi guardare anche per te, sai? Oh, che belli! Sei contenta? Eccoli, questi i fiorellini, eccoli! Va bene? E questi li diamo a papà. Bene, grazie caro. A che ora sei? A mezzogiorno finisce? Mezzogiorno. Saluta gli amici di Sbrissa qua. Ciao! Ciao! Ciao Sbrissa! Ciao Sbrissa! Vuoi salire adesso? Andiamo! Dentro il sacco giallo. Brava, adesso anche tutte quelle là per terra dentro il sacco giallo. Sei bravissima amore mio. Un saluto qua agli amici di Sbrissa. Ciao ciao. Ti piace pulire, no? Noi? Sì. Allora, caldo amore. Abbiamo pulito, vero un po'? Un paio di sacchi, un po' di crania, adesso andremo un po' più avanti. Ed ora, stanca Tabata, ore 11 meno un quarto, la barca del bisatto è già messa in queste situazioni, tutto immondizia, a parte questo che è il mio cappello da fosa. Là ci sono altri volontari, calcoliamo che se ognuno ha fatto come me, abbiamo tolto abbastanza cubi di crania. Allora, il vetro ce l'abbiamo nel bianco. Facciamo vedere qua che robe che si trovano.
non molto belle, soprattutto perché qua ci si viene con i bambini. Il duro è quando si va dentro il verde, là c'è veramente, andare scalzi è anche estremamente pericoloso. Assessore, buongiorno. No, volevo complimentarmi con l'iniziativa. E comunque oggi è una giornata storica, assessore. Abbiamo l'amministrazione comunale a sbrisa il bisato uniti per il bene del paese, ma si rende conto? 27 luglio 2013, bisogna che faremo, che fare una targa su questa data qua. Ecco qua, gli amministratori che danno l'esempio, questo ci piace. Complimenti, assessore. Assessore, non si sporca le mani, non ho paura. Abbiamo fatto già altre, solo che fanno commenti lo stesso, perché anche l'altra volta ce l'avamo, ma hanno detto che non ce l'avamo, no? Chi sono questi mascalzoni? Ma qualcuno qua. Sa che qua a Grado c'è gente che parla per le spalle. Cioè, lei deve sapere, ci succedono delle cose qua. No, no, ma quelli sono dei delinquenti, guardi, no. Comunque grazie dell'aiuto. Dobbiamo insegnare qualcosa ai bambini, assessore, no? Poi insomma io usufruisco del Banco d'Orio quasi 150 giorni a stagione, per cui... Ed ora è quasi mezzogiorno, i volontari tornano indietro, noi abbiamo fatto questo carico di immondizie inverosimile in un paio d'ore di lavoro. Tabata mi ha aiutato molto, vero Tabata? È stata tanto brava. Dietro ci si rinfresca un pochino e noi andiamo verso casa perché c'è veramente troppo caldo. Anzi, prima ci fermeremo nella barca, sulla barca della Protezione Civile. Ed ora scaricheremo i sacchi nella barca della Protezione Civile, tutta sta brancragna, e poi andremo a mangiare le fragole. Tabata? Sì. Sì. Ecco qua la cragna tirata su un paio d'ore. Qua volava una squadra fissa, ragazzi, altro che monati. Buongiorno. Adesso vi dicevo, una volta c'era i palù che veniva, i Sci Club. È Gresani de Palù, diremo Gresani de Palù a Giorgio, sì, che il va nome per le sagre che ci ha collato sui palchi, sì, no? Che venga in età qua. I primi anni, quando avevamo fondato l'associazione, sì, il signor Polo e Oliver, veniva lì. È fatto anche la sabbiata quella volta. Qua, in Banco d'Oro. Banco d'Orio. Riproporremo, tanto l'assessore basta dirgli, penso. Ok, grazie ragazzi, ciao. Grazie.